Amici, buon pomeriggio, bentrovati, nuova puntata di Talk Vision, ancora insieme per raccontare persone e personaggi. Intanto voglio ringraziare ancora una volta, siete stati tantissimi a seguire le puntate dei giorni scorsi. Vi ricordo sempre che chi ancora non l'ha fatto può seguirci nel canale 15 di Catalan TV. In questo pomeriggio abbiamo un ospite d'eccezione, una donna imprenditrice che si occupa di spettacolo. Buon pomeriggio e il benvenuto a Emanuela Sassu, come stai? Buonasera Chicco, bene, grazie. Tu come stai? Com'è stata la presentazione? Ti ho presentato bene? Mi sono dimenticato qualcosa? Potevi fare di meglio. Potevo fare di meglio. No, no, abbiamo tanti minuti per raccontare la tua professione e far capire a chi ci sta guardando chi sei e cosa fai. Allora, intanto, se tu intanto come stai? Chiediamo sempre bene. Ti vedo ormai si parla di te, ormai ti vedo da tutte le parti. Qualsiasi evento che parli in sardo, dietro sicuramente ci sei tu in qualche maniera che organizzi. Come nasce la passione per, vabbè, tu sei di Bonorva, quindi la cultura sarda l'hai vissuta da bambina, no? Ma come nasce la passione poi di intraprendere la professione che stai facendo? Perché? Perché nasce? Allora, Chicco, io faccio questo lavoro ormai da 7 anni, la mia agenzia si chiama Non Solo Eventi e ho deciso di curare un aspetto che in Sardegna non era curato, e cioè l'aspetto della cultura e della tradizione. Perché tutti i miei colleghi, molto più grandi di me, perché diciamo che questa figura in Sardegna è presente ormai da 40 anni, la figura dell'imprenditore, del manager, organizzatore di spettacoli, però è sempre stata una figura tipicamente maschile. Diciamo che io sono la seconda donna in Sardegna, tra le più giovani, perché ripeto, avendo aperto solo 7 anni fa, insomma io sono abbastanza fresca nel settore, però ho deciso di improntare il mio lavoro solo ed esclusivamente sul folco, la tradizione e l'identità, perché come dicevo poc'anzi i miei colleghi hanno preferito improntarla sui nazionali, sui concerti grossi, io ho preferito invece prendere quella fascia media, piccola, che comunque era diciamo alla portata di nessuno, nessuno curava e valorizzava quel settore. Non Solo Eventi, perché questo nome? Non Solo Eventi, perché oltre gli eventi che cosa c'è? Beh, noi facciamo tanto che abbraccia la cultura, facciamo i festival internazionali, organizziamo i viaggi dalla Sardegna alla penisola o viceversa, sempre in carattere culturale e folcloristico. Lavoriamo molto nei circoli sardi e rappresentiamo la Sardegna in giro per il mondo. Quanti sono i sardi che stanno frequentando il mondo? Cioè, perlomeno parliamo di Europa adesso, lasciamo perdere il mondo perché sarebbe troppo. I sardi che sono presenti in Europa, quanti nei circoli vari? Sono veramente tanti. E un sardo può essere lontano dalla sua madreterra anche per 50 anni, ma credimi che non si dimenticherà mai della Sardegna. Noi quando andiamo nei circoli troviamo persone molto anziane, quindi sardi immigrati che sono partiti nel dopoguerra, quindi parliamo di 50, 60, anche 70 anni, credimi, però continuano a parlare la lingua sarda, continuano a voler mangiare il prodotto sardo. La cosa fantastica è che questi circoli riescono a portare i prodotti artigianali a filiera corta, quindi dal produttore direttamente al consumatore, che sono loro, quindi parliamo del circolo, e venderlo all'interno del circolo e degustarlo loro nelle loro famiglie. Hanno un attaccamento alla terra fuori dal normale, quindi il sardo ha un DNA diverso dagli altri, questo lo dobbiamo riconoscere. Anche i giovani hanno lo stesso attaccamento alla Sardegna oppure è un fatto soltanto dei genitori o dei nonni? No, anche i giovani, perché comunque quando io vado a visitare i comitati, che spesso e volentieri sono organizzati dalle leve, quindi dalle leve anche 18-20 anni, la serata sarda c'è sempre. Loro la prima serata che chiudono è quella folcloristica, poi con l'avanzo di cassa vedono altre situazioni magari un pochino più moderne, tipo i DJ nazionali che vanno molto di moda, però la serata sarda non manca in nessuna festa popolare. Quindi la tecnologia non ha distratto i più giovani ad allontanarsi da quelle che sono le tradizioni?
Oppure c'è una fetta di Sardegna in cui è più vicina magari alle coste e quindi magari è più ambisce a un turismo più internazionale piuttosto che quello regionale? Beh, allora, il turismo internazionale sicuramente negli ultimi anni soprattutto ha avuto un grande ascendente, però ripeto, non esiste festa paesana patronale che non abbia la serata folk, proprio non esiste, e quindi è bello questo attaccamento. Diciamo che la regione Sardegna aiuta tanto perché sono presenti tanti bandi, la 7, la 56, che ti aiutano anche a te organizzatore ad organizzare eventi importanti. Abbiamo tanti eventi importanti finanziati dalla regione. Tu quest'anno ne hai fatto qualcuno, se non sbaglio, giusto? Ti abbiamo seguito in qualcosa, no? Abbiamo fatto insieme, sì, Pozzo Maggiore e Borore. La cosa che mi ha affascinato vedere questi bambini che si affacciano per la prima volta, credo, magari a questo stile di vita che è la musica sarda. Ti devo dire che mi ha fatto molto piacere, pur non essendo un grande intenditore, devo dire che mi ha colpito il fatto che questi ragazzi siano attaccati veramente in maniera così radicata alle loro tradizioni. A questo punto, infatti, se tu me lo concedi, ho un contributo da far vedere ai nostri amici che ci stanno guardando, perché è bello far vedere come questi ragazzi sono appassionati del canto sardo. Guardate questa clip. Hai visto come se la sono cantati molto bene, qualcuno emozionato con le guancette rosse, però insomma qualcuno balbettava, però hanno affrontato un pubblico, tra l'altro un pubblico molto limitato perché in tempo di Covid c'era qualche limitazione, però nonostante questo c'era comunque una bella presenza di pubblico, giusto? Sì, Chico, no, volevo un attimino spiegare, sì. Volevo fare un'introduzione a quel progetto, perché quello è un progetto molto particolare che si chiama Viaggio nel tempo, perché lo faremo, se Dio vuole, anche quest'anno. È un vero e proprio viaggio culturale nel canto tradizionale sardo, cioè nella gara a chitarra. Tu devi sapere che la gara a chitarra, che ci caratterizza in tutto il mondo, ha subito negli anni tante variazioni. Considera che prima si cantava solo ed esclusivamente con la fisarmonica, poi negli anni 60 fu aggiunta la chitarra. Quindi noi abbiamo voluto fare un viaggio nel tempo, chiamato proprio così, dove i bambini rappresenteranno il domani, i giovani, coloro, i cantadores, coloro che attualmente vediamo nelle nostre feste, nelle nostre piazze, e le voci storiche, le voci che tutte conoscono, che dagli anni 40 a oggi continuano comunque a salire sui palchi, persone molto anziane. Fu un progetto molto bello, molto seguito, fatto su due tappe, una Borore e una Sindia. Adesso quest'anno ancora non abbiamo identificato bene le piazze, ma verrà fatto anche quest'anno. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi ripartiamo a chiacchierare con te. Pubblicità. Ristorante Tavola Calda Anfora, primo, secondo, contorno e bevanda a 10 euro. Siamo a Sassari, via l'Italia 50. Ristorante e pizzeria Piazza Garibaldi. Vi aspettiamo per farvi gustare i nostri favolosi piatti. Siamo a Porto Torres, in Piazza Garibaldi. Bar Snack Bar Il Corsaro, dalla colazione all'aperitivo. Fernanda vi aspetta tutti i giorni in via Diez ad Alghero. Riserva ai tuoi cari un sereno ed eterno riposo. Agenzia Funebre Giuseppe Cugusi, al tuo fianco nei momenti più difficili. Alghero, Viale Sardegna 39. Continuano le offerte da Europeana. Friggitrice ad aria da 6 litri, forno a microonde con grill da 20 e scopa elettrica ricaricabile. Europeana, via Sassari 49 ad Alghero. Ristorante e pizzeria La Bottega della Pizza, la pizza con i migliori lieviti madre, a Sassari, piazza Cavallino di Onestis 4. Vi aspettiamo. Ristorante e pizzeria Aragon, cucina mediterranea di terra e di mare, pizze senza glutine. È ad Alghero in via Gramsci 8.
Amici, ben rientrati dalla pubblicità e sempre in compagnia di Emanuela Sassu, che ci racconta la sua professione di imprenditrice dello spettacolo, ma soprattutto della cultura sarda, cioè si intende che lei organizza eventi di lingua in lingua sarda. Allora, racconta un pochettino il tuo mondo. Il mio mondo è fatto di promozione, di conservazione. A me piace molto la tradizione sarda, amo la musica sarda, il canto sardo, i costumi, la magia dei colori, e quindi ho deciso di farne un lavoro, di farne una professione, anche perché per tanti anni questo settore era un po' così, lasciato, fammi passare questo termine, un po' allo stato brado della serie, che nessun organizzatore realmente creava degli eventi dove potessero dare veramente molto rilievo ai nostri canti, i nostri balli e soprattutto i nostri abiti tradizionali. Tu considera che fuori nella penisola li chiamano costumi, certo, costumi sardi. Sì. Io mi adiro tanto perché il costume è il costume di carnevale o il costume da bagno per andare in spiaggia, ma quelli sono abiti, abiti tradizionali che in qualche paese ancora del centro Sardegna vengono utilizzati, quindi non sono dei costumi però carnevaleschi. Però c'è anche qualche dépliant che li ritrae come costumi sardi. Museo dei costumi sardi, la sfilata dei costumi sardi, quindi non è un fatto di qualcuno che ha interpretato male l'abito in costume, ma è stato proprio coniato così il nome, perché io molto, molto spesso ho sentito cavalcata di costumi sardi. E i costumi... È stato italianizzato, però viene molto sottolineato questo, cioè chi realmente cura la tradizione sarda, la cultura e la valorizza, l'odia questo termine. Il costume diventa dopo, adesso diventa un costume perché lo metti a posto degli abiti che indossi, una volta erano gli abiti che mettevi tutti i giorni, quindi forse la differenza sostanziale sta proprio in questo. Cioè, oggi si può chiamare costume in quanto lo metti in certe occasioni, non lo metti sempre. Oggi le donne sarde, gli uomini sardi dei paesi non escono più, o perlomeno li vedi raramente vestiti con l'abito sardo. Ma guarda, ti dico anche no, sai perché? Mi colpì tantissimo la collezione 2019 di Dolce & Gabbana, che creò un giacchino riprendendo la stessa simmetria e gli stessi colori dell'abito tradizionale di Sennori. Fu una cosa che mi colpì molto, non solo a me, ma naturalmente tutti gli appassionati del mondo della cultura e della tradizione sarda. Quindi gli abiti tradizionali sardi non passano inosservati, perché tu, da nord a sud, hanno sempre una particolarità che i nostri stilisti spesso e volentieri utilizzano e rubano per creare delle nuove collezioni. Quindi guarda veramente quanto è particolare il nostro abito. Poi tu gira dove vuoi, Chico, ma gli abiti come la Sardegna sicuramente non li trovi da nessuna senza parte. senza ombra di dubbio. Il tuo ruolo qual è, una volta che tu hai organizzato l'evento, che ti sei messo, che ti sei insomma mossa, prodigata affinché questa cosa possa avvenire, il tuo evento? Poi io ti ho visto anche sul palco nella veste di presentatrice, addirittura di cantante. Sì, diciamo che poi a me piace molto cantare, ho fatto la scuola di canto, quindi canto, mi cimento anche in questo e poi presento, sì. Allora, vediamo questa clip che ti vede nell'apertura di uno spettacolo a Pozzo Maggiore. Como que Dios oriente, es occidente que Azutur que salí de solía como quería dar un perro como quería andare sin dejar fulfera storia su río y donde Cristo la cesaró. De attorno se pinza, pane bianco e una oca si dida, come queria. Fino a sicare su mare
mia samanu, como te. Allora, ti sei rivista? Ti ricordavi questo particolare? Sì, questa è la stagione 2021, quindi ancora è fresca, ricordo bene. A proposito della stagione 2021, come prevedi quella 22? Allora, Chico, io ti dico la verità, io caratterialmente sono una donna molto positiva. Non si può dire in questo periodo, non si può dire in questo periodo. Sì, è vero. Scherzo, naturalmente. Però io penso che sarà una bella stagione, perché la gente è veramente stanca, la gente ha bisogno di uscire, di rivedere, insomma, quelle feste, quelle musiche, quei colori, ballare il ballo sardo in piazza. Veramente sono cose che ci sono mancate tantissimo, quindi io penso che con le dovute precauzioni, perché comunque insomma nessuno vuole fare grandi eventi tutti ammassati, insomma vogliamo rispettare le regole, le precauzioni, però vogliamo riprendere a vivere, perché veramente noi siamo stati due stagioni difficili. La stagione 2020 e la stagione 2021 hanno veramente compromesso un reparto molto. Ci fermiamo per la pubblicità per la seconda volta, poi ritorniamo a chiacchierare con te. Di giorno, caffetteria, pasticceria e pranzi veloci. Di sera, aperitivi e apericene. Dal 1964, la nostra qualità è al vostro servizio in tutte le ore della giornata. Bar Cristallo, piazza 20 settembre, Porto Torre. Ristorante e pizzeria Casablanca vi propone la cucina di mare e la cucina di terra. Si organizzano banchetti per cerimonie varie. Ad Alghero, via Principe Umberto 74, telefono 079 67 63 288. Ristorante Borgantico, una cucina ricercata per incontri speciali. Ci trovate ad Alghero in via Zaccaria 12, telefono 079 49 25 370. Car Gomme, ridiamo vita alla tua auto. Pneumatici, cerchi in lega, equilibratura e assetto. Questo e molto altro da Car Gomme ad Alghero, Regione Calboneddu. Bene, Manuela, siamo quasi a metà del nostro viaggio, chiacchiereccio. Qual è il messaggio che ti senti di dare alle istituzioni sarde per poter accogliere il tuo progetto nelle piazze, nei teatri e quanto altro? Ma io lancio sempre il solito messaggio, cioè a volte per determinate manifestazioni, seppur l'idea è buona e bella, però si hanno pochi fondi. Quindi il mio messaggio è quello di incrementare economicamente coloro che hanno voglia di portare la tradizione sarda sia a livello regionale e oltre, perché a volte dobbiamo veramente fare i conti con il fattore denaro. Ecco perché certe cose veramente non riusciamo a farle come vorremmo. Ci fermiamo per mandiamo una piccola clip riguardante sempre uno dei due eventi che tu hai organizzato. Vediamolo un po'. Ben ritornati. Sono molto frequentati ancora, la gente, anche i giovani vedo che vanno ad applaudire queste manifestazioni. Cosa? Sì, assolutamente sì. Dai, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, Chico, un bambino sin da piccolo comunque sente i canti sardi, sin da piccolo i genitori lo portano alle feste paesane, quindi vedono queste attività culturali, e un sardo ce l'ha proprio nel DNA. Chi sono le star? Chi sono le star che in questo momento sono in auge in questo settore?
Ma allora, le star, questo termine star non è no, nel senso, tanto, come insomma. come no, certo sì, i big, ci sono i big piuttosto che gli emergenti, ci sono quelli che sono i veterani, che hanno insomma anni di esperienza di canto a chitarra o di poesia, canto in poesia, li chiamo big nel senso che sono quelli che poi sono quelli che riempiono le piazze, piuttosto che magari uno giovane che magari è poco conosciuto piuttosto di un altro. Una volta esisteva ad esempio Cabizza, una volta esiste, quindi quelli sono nomi che sono rimasti scritti nella storia, Kelo, insomma, e tanti altri. Quelli hanno scritto la storia, oggi sono molti giovani che ancora la storia se la devono costruire, no? Quindi per quanto riguarda Big intendo proprio questo, le star, ecco. Ma guarda, le star, i nomi sicuramente sono cambiati, ma insomma io non me la sento qua di fare un nome piuttosto che un altro. Ah certo, anche certo, perché certo. Con me davvero io ho il piacere di lavorare veramente con tutti. Brava, brava. Per me sono tutti star della serie, che salire su un palco e cantare e trasmettere ciò che tu ti senti nel cuore, già solo per quello sei una star. Poi certo ci sono dei nomi un pochino più richiesti a livello di mercato, esatto. Ma quello è già business e marketing, quindi secondo me non è non siamo nel posto giusto per fare nomi e cognomi. Non era questo lo spirito della domanda. Lo spirito della domanda era anche nella musica nostrana, leggera, nella musica pop, per esempio i Tazenda emergono più di un altro gruppo che, e non è che fai un torto se dici che i Tazenda sono dei big, ecco, anzi, no, vabbè, fai un riconoscimento, o se dici se parli di Berta o se parli di Piero Marras, ecco, volevo, il senso poteva essere quello. Certo che se tu in una piazza vai a vedere Piero Marras non è come avere uno che comunque è quanto bravo, ma è meno conosciuto, ha meno storia, ecco. Beh, certo, Piero Marras ha tutta la sua storia, comunque parliamo anche di un uomo navigato che ha fatto veramente tanti anni di carriera. Il senso della domanda era proprio questo. Come possono essere i Tazenda, Maria Luisa Congio, Maria Giovanna Kerk, insomma sono i nomi del panorama sardo allo stato attuale che rappresentano la Sardegna, però diciamo che la Sardegna è fatta veramente di tante persone, di tante star che non hanno magari un nome conosciuto, però solo il fatto che portino le tradizioni in giro per il mondo, ripeto, anche quelle sono delle star, a prescindere da quei nomi soliti che conosciamo. Mi ha colpito una delle tue serate, quella signora bionda, mi sembrava una signora franca, che cantava con... Ah, Franca Pin, sì, beh, Franca Pin è una voce popolare molto conosciuta, 50 anni di palchi, quindi... Parliamo insomma di una donna che conoscono tutti, anche lei è stata tantissimo presente nella nostra televisione, è stata per anni, certo. Conduceva un programma televisivo, quindi insomma anche lei, seppur magari allo stato attuale un po' meno magari di una Maria Luisa Congio, però anche lei rimarrà negli annali. Certo, infatti ascoltiamo una Comocheria interpretata proprio da lei, ascoltiamo questa clip. Mi parlavi in fase di backstage di questo ballottone più grande del mondo. Sì, nel 2016, allora, noi abbiamo fatto due edizioni del ballottone più grande del mondo, regolarmente riconosciuto dalla Guinness World Record. Addirittura. Abbiamo l'attestato, sì, nel 2017 abbiamo avuto l'attestato. Il Guinness fu svolto in questa maniera. Parliamo dell'ultimo anno, del 2017, che è quello dove abbiamo visto più presenze. Quindi nel 2017... il ballottone più grande del mondo fu composto da 722 ballerini, tutti riconducibili ad associazioni culturali, quindi a gruppi folk realmente esistenti, e la magia era che tutti erano in abito tradizionale. Ballarono per 30 minuti senza mai staccare le mani, quindi fu un Guinness. E allora Bonorva
ebbe l'attestato della Guinness World Record per il ballottondo più grande del mondo. È una cosa che si ripropone tutti gli anni oppure no? No, Chicco, è un evento molto grande, molto grosso, e sicuramente non lo dobbiamo fare col Covid, perché certo. Come puoi capire, cioè, lì non c'erano proprio distanze, quindi poi non l'abbiamo fatto, anche perché tutti i ballerini ballarono in maniera gratuita, non fu riconosciuto a loro nessun rimborso spese, quindi diciamo che erano anche gli anni d'oro che queste cose si potevano fare. Spero e desidero veramente, dopo che questa pandemia effettivamente è chiusa e dimenticata, mi auguro il prima possibile, di poterlo rifare, ma di portare oltre i 1000 ballerini, non solo 722, ma di portarlo oltre i 1000, veramente per dimostrare che ce l'abbiamo fatta e abbiamo superato questo terribile momento pandemico che ha comunque dato problemi un po' a tutti, se non economici, anche psicologici. Quindi vorrei rifarlo anche per questo, per dire ci siamo salvati. Noi ce lo auguriamo di cuore e ci accodiamo a questo augurio. E ti ringraziamo per aver dedicato il tuo tempo a raccontare la tua attività, il tuo lavoro. Speriamo di rincontrarci, insomma, quanto prima nelle prossime piazze che organizzerai in Sardegna. Grazie, grazie Chicco, grazie a te di avermi dato la possibilità, insomma, di chiacchierare così stasera, e ci vedremo presto. Questa è una promessa. Benissimo, benissimo. Ringrazio anche voi che avete ascoltato e avete seguito questa bella puntata di Talk Vision in compagnia della tradizione della musica sarda, e con voi l'appuntamento è rinnovato. A domani. Ciao.